Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel canale di Inter for Passion. Come al solito attivate la campanella, mettete like, iscrivetevi a questo canale e soprattutto volete un grande bene a Luigi, perché è il nostro Deus Ex Machina. E di che si parla oggi? Oggi si parla di questa vicenda di Octree e Zhang. Ma io non parlo della vicenda in sé, perché la vicenda è complessa e francamente io, non conoscendo esattamente i meccanismi dei contratti e delle altre cose, non mi vado a impelagare inutili polemiche o inutili diciamo cavilli contrattuali che non conosco. Quello che conta e che voglio dire a tutti è che l'Inter ad oggi è una squadra forte, una squadra con un bilancio sano, una squadra che ha un parco giocatori e una rosa giocatori quasi di ottimo livello e quasi al top con i nuovi innesti, per cui non c'è niente da preoccuparsi, perché anche nella peggiore delle ipotesi che Zhang perda il controllo della società, chiunque arrivi si trova una società forte che guadagna, che ha nessun problema finanziario e che quindi renderà ancora più forte. Perciò intertristi o milanisti gobbi che non vedete l'ora che l'Inter fallisca, l'Inter non fallisce, perché il problema non è un problema dell'Inter, ma è un problema del proprietario, non dell'Inter, coglioni! È un problema del proprietario, non dell'Inter. L'Inter è una società sana che ha fatto la semestrale a più 22, più 23. È sana la società, non come le vostre che fanno cagare, cari juventini di merda. Le vostre fanno cagare, sì, la vostra società c'ha meno 170, chiuderà quest'anno. E se non rifinanzia, là sì che fallite, non l'Inter. L'Inter sta benissimo, l'Inter è in forma. L'Inter, che ricordiamoci, bisogna sempre ringraziare il presidente Zhang perché ha costruito in questi anni un Inter al top, con tutti i problemi del Covid e di pandemia che ha avuto, è riuscito a costruire, avendo un management scelto da lui, molto oculato e comunque capace, è riuscita ad arrivare al vertice in Italia e ai vertici in Europa. Ringrazieremo sempre Zhang, io non metterò mai di ringraziarlo, però se arriva un nuovo proprietario, si tifa il nuovo proprietario e si fa del tutto perché il nome dell'Inter sia in alto e sia soprattutto l'Inter che deve essere al centro dei nostri cuori. Un abbraccio dal nonno.